qua semafori rossi, macchine in fila, siamo a venerdì, fine maggio, fra qualche giorno comincia la stagione turistica, chiaramente chiaramente i lavori sono fermi, chiaramente cosa, siamo lì in Italia, cioè da cominciare i lavori e sono fermi. Che mi significa questo? Vabbè, qua non si può camminare manco a piedi. Mi dite voi come si fa a camminare a piedi? Qua il semaforo rosso lo sta pure per chi cammina a piedi. Non lo so, boh. Non ci sta. La fermata bus chiaramente non ci sta più. Disagi per gli studenti, va bene. Ma i disagi saranno anche per i turisti, ma anche per le attività turistiche dopo un anno di chiusura. Va bene, come ben sappiamo, per legge ci deve essere indicata la data di inizio e fine lavoro. Dove sta? Ma dove sta questa data? Forse nascosta? Ecco qua, data inizio lavori. Ecco, proviamo a indovinarla. Spazio bianco, come le scuole, no? Poi si riempie. Chiaramente se lo facevano un po' sitanese, non so che succedeva. No? Inizio lavoro. Data fine lavoro, giorni 70. A piacere, ma visto che cassano già da parecchio tempo, che significa giorni 70? Chiaramente dobbiamo tirare ad indovinare. Dobbiamo tirare ad indovinare. Allora, questa è una diretta. Vedete? Siamo qua a Positano di oggi. Mi dite voi che significa? Cioè, che significa? Lavori li potevate fare a ottobre, si lavori, a settembre o ad aprile. Proprietà privata, bene, qua in mezzo alla strada. Provincia di Salerno, ma collegata con Positano, ovviamente. Chiaramente, Monte Pertuso e Nocelle ringraziano. Ringraziano. Ma ci immaginiamo qua quando comincerà un po' più la stagione turistica. Che succede? Complimenti, c'è un applauso forte all'Ausino, complimenti, ma ancora di più alla provincia di Salerno, super applauso, applausi forti, applausi, clap clap, non posso farmi dire con le mani, mannaggia, applausi.